Buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Poetando. Oggi siamo in una libreria storica, la Popolare di Via Tadino, a Milano, e qui con noi abbiamo un poeta, critico letterario e romanziere, Franco Romanò. Benvenuto. Buongiorno, grazie, ben trovati voi in questa libreria storica in cui è sempre bello ritornare. Certo, quindi sei già stato qui, la Sì, conoscevi, la hai fatto dei reading. conoscevo. Più che altro ho assistito, anche un reading, sì, molti anni fa. E ti è piaciuto. Assolutamente. Pensa che è una delle librerie storiche, non solo più conosciute, ma anche più frequentate dai poeti, proprio perché dà spazio alla poesia, spazio anche ai nuovi, ai giovani. Certo, Ed certo. è doveroso, è un'azione quasi politica. Ho Direi di sì. visto, il tuo ultimo libro, è edito da Plumelia. Veglia Europa, e so che tu l'hai presentato alla Bicocca di Milano. Era il 2018? Nel 2018, sì, alla libreria Franco Angeli alla Bicocca. Di questa presentazione c'è anche un video che si trova su YouTube. Com'è stato accolto dalla critica? Allora, diciamo così, la critica, parlo in particolare della recensione scritta da Franco Sepe, che vive a Berlino, è stato lui tra l'altro che mi ha aiutato a trovare l'editore per Veglia Europa, e lui, la recensione più importante del libro fuori dall'Italia l'ha scritta lui per una rivista sia tedesca che anche in spagnolo. In Italia, diciamo, nel video e poi pubblicati su Di Epica Nuova ci sono due importanti interventi di Eva Gerace e di Paolo Rabizzi sul libro, Con il quale tu hai un blog. con il quale con Paolo ho un blog che si intitola proprio Di Epica Nuova. E di che cosa trattate? Credo che sia nato nel 2014. Sì, ci occupiamo di poesia e di critica letteraria con un taglio, il titolo lo dice. Noi siamo alla ricerca sempre della tensione epica nella poesia contemporanea, perché esiste, è un luogo comune dire che non c'è, invece c'è, ci sono grandi autori italiani e non, forse ce n'è più all'estero e nel mondo anglosassone e anglo-americano, cioè da Derek Walcott a Alice Murray e ad altri. Ecco, noi ci occupiamo un po' di rintracciare le tracce di un'epica nuova, naturalmente, quindi diversa dall'epica classica. Certo, è una bella Questo va da sfida. sé. Sì, è una sfida, e crediamo che è una sfida che sta avendo un ascolto, e questo ci piace molto. Bene, una dialettica virtuale, Direi di sì. però molto seguita. Molto seguita, sì. Poi, sai, i blog di poesia sono sempre un po' delle operazioni di nicchia, come è di nicchia la poesia. Certo. Certo, torniamo proprio alla nicchia e a questo bellissimo libro, Veglia Europa, che sembra denunciare una sorta di stagnazione, di sconfitta dell'Europa, analizzata anche politicamente. È così? Beh, diciamo, è un libro di poesia e quindi rimaniamo su questo, ma se tu vuoi parlare di un ristagno intellettuale, ma io direi anche etico, e ci mettiamo pure il politico dell'Europa, lo condivido in pieno. C'è uno spirito europeo molto, molto in crisi e credo che questo si veda a tanti livelli, Certo, insomma, ecco. certo. Ci vuoi leggere qualche poesia tratta da Sì, lì? volentieri, comincio proprio dalla prima, che non ha titolo, ma che ha il titolo di tutta la prima sezione, cioè L'ultimo Alessandro. L'ultimo Alessandro è Giulio Cesare. Perché ho scelto proprio lui? Perché rileggendo il De Bello Gallico mi sono reso conto che, pur essendo un'opera in prosa, ha un ritmo che è tipico quello della poesia. Allora ho fatto un gioco, ho tradotto, se così si può dire, in linguaggio poetico, dei pezzi del De Bello Gallico, il perché credo che se lo si evinca leggendo questo pezzo. In tutta la Gallia ci sono due classi di uomini tenuti in qualche conto, quella dei druidi l'altra, dei cavalieri, la plebe che nulla osa e la stregua di schiavi, non partecipa a nessuna decisione. Molti, essendo pressi dai debiti o dal peso delle tasse o dalla prepotenza dei potenti, si offrono schiavi ai nobili,
ipotecano le case, accendono mutui per la scuola dei figli, cadono nella tresca usuraia, si aggrappano a vecchie ricchezze, mettono all'incanto la breve stagione dei diritti per tutti, affollano le strade fuggendo da guerre, scavano rifugi nelle città martoriate, fondano comunità solidali lungo le strade o in mezzo ai rifugi ai rifiuti scagliati, lontano dalle ricche città assediate. Grazie. Scegliere di andare a Berlino e abbandonare Milano è una sorta di controbilanciamento? C'è dietro un ragionamento? Volevi che Milano sentisse la tua mancanza? un po' tutte queste cose, però direi prima di tutto perché mi piace Berlino. Non ho abbandonato Milano. Ho affiancato Berlino a Milano e non so perché, ma Berlino, ma non capita solo a me, è forse il luogo dove io scrivo meglio, dove riesco di più a trovare l'alchimia giusta. E non ti so spiegare il perché, ma so che altri dicono la stessa cosa. Interessante. Da quanto tempo sei lì? Beh, diciamo che la frequento con una certa abitudinarietà e dal 2007. Hai sentito che la tua poesia è cambiata, ci sono influenze più mitteleuropee, è cambiato il tuo modo di guardare il mondo? Beh, diciamo che Veglia Europa, per esempio il suo titolo, ma anche certi momenti del libro, hanno trovato lì il loro completamento, anche grazie poi al rapporto con Franco Sepe, che come dire, è stato molto importante per me. Il titolo è nato davanti a un bicchiere di vino in una bellissimo bar di Berlino che si chiama Amarcord, tra l'altro. Pensa. E insomma, quindi sì, è stata importante anche sotto questo aspetto. Bene, ci vuoi dare qualche anticipazione della tua prossima fatica letteraria? Oppure... Ahimè, dunque, no, dico ahimè, molta saggistica, c'è forse qualche cosa in arrivo, ma non ne possiamo parlare perché non è ancora ufficiale, e comunque si tratta di prosa, non di poesia, e poi c'è il blog di Epica Nuova e anche dei testi teatrali miei, di cui alcuni già rappresentati, altri non ancora, di cui due scritti anche insieme a Paolo. E quindi, diciamo, ci sono tanti lavori in corso. La poesia in questo momento un po' tace, ma la poesia è così. La poesia ogni tanto torna. Ogni tanto torna e bisogna aspettarla e cogliere il momento giusto. Allora, io direi, se te la senti, di leggerci magari una tua ultima proposta poetica, sì, e poi insieme salutiamo i nostri telespettatori. Ma allora, guarda, proprio leggo l'ultima parte dell'ultimo testo, che ha un titolo che credo non debba essere spiegato, 1789-1989. Ma il sarto di Ulma continua a tornare, nei sogni, nel balenio improvviso e risveglio dal sonno letale, a dire che sì, si può imparare a volare. Lo abbiamo visto nella condizione aurorale, ogni latitudine, che fu un attimo prima di nuove distruzioni, un diverso cammino, a piedi, in mezzo a una polvere che è deserto e veleno, passo dell'esodo e accampamenti, lontano dal cielo, nell'ora e nel qui, che stanno nella via di mezzo, e noi, non più natura, non ancora cultura, al passo claudicante di sempre. Io direi che possiamo chiudere qui la puntata di Poetando. Chiudiamo dalla Libreria Popolare di Via Tadino in compagnia di Franco Romanò. Diciamo ai tuoi amici di Berlino che potranno vederti in diretta, basterà frequentare il nostro sito, che è www.rete55.it, e in streaming live potranno vedere la tua puntata. Un ringraziamento a te, alla trasmissione e alla libreria che ci ha ospitati. Che ci ha ospitati. Arrivederci.